Parliamo adesso di un bel libro, perché Laura Torrisi scrive insieme a Sara Gazzini PS Scrivimi Sempre, due donne, un'amicizia più forte di ogni cosa. Vedete il libro in radiovisione, edito da Mondadori. Laura Torrisi stamattina è con noi. Laura, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Laura, dicevamo appunto questo libro PS Scrivimi Sempre, un libro che parla di amicizia, in particolar modo al tempo del lockdown, un libro che racconta anche di sofferenza ma anche della voglia di non mollare mai. Raccontaci di più. Sì, è un libro che è nato appunto con la coautrice amica Sara Gazzini durante la pandemia, quando è stato impossibile, diciamo, vederci un po' per tutti, come in tutta Italia. Noi ci siamo scritte moltissimo e a Sara è venuta in mente questa idea, proprio perché attraversiamo dei momenti, degli argomenti molto importanti, passiamo dal profondo all'ironia, come siamo abituati a fare quando ci incontriamo davanti magari a un bicchiere di vino, e abbiamo deciso di mettere tutto su carta perché poteva sicuramente aiutare, dati anche appunto gli argomenti affrontati, varie persone, in particolar modo le donne, perché è un libro particolarmente indirizzato alle donne. Senti, ma a casa tua nel periodo del lockdown come funzionava? Intanto vediamo dietro della fauna che si muove, sono gatti che vediamo, sono dietro. Cani topo. No, infatti topo hanno cani. Le dimensioni di un gatto, perdonami Laura, l'equivoco, ma le dimensioni sono quelle. Assolutamente. Come si stava a casa tua durante il lockdown? Allora, guarda, io vivo in campagna, lo potrei capire anche da questa specie di differita, magari non mi vedete bene, insomma. Calcola che 2 settimane fa c'è stata una specie di tromba d'aria e io sto col gruppo elettrogeno, quindi per farti capire la bellezza della campagna, ma anche però i disagi, no? Ecco. No, no, assolutamente bene, indubbiamente rispetto, io poi ho vissuto a Milano, ho vissuto a Roma, nello stare in un appartamento molto piccolo, insomma, ho avuto una vita di vario tipo nella mia ormai quarantenne vita. Ti posso dire che è un'altra cosa, insomma, affacciarsi e vedere anche in un momento di costrizione il verde piuttosto che essere segregata nelle mura del cemento. Ti posso dire che ho avuto nel cuore tanti italiani, perché la costrizione della pandemia ci ha messo veramente tutti a dura prova, soprattutto a livello di nervi. Fa la differenza. A proposito di questo, Laura, io leggo dal tuo libro: se c'è una cosa che invece oggi direi ai miei figli è di ricordarsi che i sogni dentro il cassetto fanno la muffa, e quindi quei cassetti non solo vanno aperti, vanno spalancati. Ecco, tu lo dicevi adesso, usciamo, e purtroppo ancora non ne siamo totalmente usciti, da 1 anno e mezzo, 2 anni complicati, insomma, per tutti in diversi aspetti. Come si fa a mantenere la voglia di portare avanti i nostri sogni pur dopo un periodo, insomma, così? Guarda, io sono sincera, mi sono aggrappata letteralmente a mia figlia. Chi ha figli lo sa, non ti puoi permettere di andare giù di morale, non ti puoi permettere di non andare avanti in qualche modo, quindi c'è stata la volontà, ma anche il bisogno di doversi reinventare, perché i bambini a un certo punto, sai, che non sono potuti più andare a scuola, quindi c'era proprio il bisogno di tenerli impegnati 24H e non solo con la DAD. Per cui necessariamente ti devi reinventare, necessariamente devi tenere l'umore alto. È stato difficile a tratti, come per tutti, però è stato bello perché abbiamo anche nel libro, ne parliamo, riscoperto comunque i valori, quelli importanti, quelli dell'amicizia, quelli del rifare, non so, il pane in casa. Eccola un'altra, ma tu ce l'avevi il lievito? Perché io non ce l'avevo. Guarda, figlia mia. Allora, non solo, ti dirò, io sono celiaca, quindi pure della difficoltà, perché il lievito senza glutine è proprio una roba che già a cose normali non si trova, figurati in pandemia. Oh, mamma mia, senti, quindi tu e Sara Gazzini, che siete amiche, insomma, da tanto, e avete in comune anche, leggevo, le canzoni di Ultimo, l'abbiamo suonato giusto una mezz'oretta fa perché adesso c'è il disco nuovo, vi scrivevate tantissimo durante il lockdown, poi vabbè, è nata l'idea di farne un libro, ma quando vi siete riviste, tu e la tua amica Sara, che cosa avete fatto, la prima cosa che avete fatto insieme? Io te lo dico, ma rischio di spoilerare la fine del libro. Abbiamo piantato un albero di limoni.
e capirete quando leggerete il libro. La buttiamo lì così, questo così. Albero di limoni, la buttiamo lì così. E poi esco, ripeto, senza annunciare il finale, comunque io ci vedo anche un simbolo di rinascita, no, nel piantare un libro. Insomma, alla fine poi è questo. Piantare, cioè, un albero, non un libro. Piantare un albero. Piantare un albero, è chiaro. Al limite il libro lo mettiamo sotto per pareggiare un po' il tavolo che traballa. Santarelli, ti devo spiegare tutto. Va bene, allora, grazie davvero a Laura Torrisi, come detto la trovate in libreria insieme a Sara Gazzini, PS Scrivimi Sempre, edito da Mondadori. Laura, allora un grande in bocca al lupo e a questo punto buon weekend. Viva il lupo, grazie a voi. Sì, vai a separare i cani lì dietro che non so cosa stanno facendo, che te sei girata, non li vedo. Io sì, appunto, adesso non io ho temuto il peggio. Sono maschio e femmina? No, sono due femmine. Ah, sono peggio, due femmine. Peggio. Ho temuto il peggio. Dalla mattina alla sera, praticamente. Ma ho temuto il peggio. Guarda, Laura, ho detto adesso finiamo su Striscia la Notizia perché si accoppiano durante il collegamento. Grazie mille, Laura. Buona domenica. Ciao. Ciao anche a voi.